Ciao a tutti, Assen round 5, quindi dopo il Mugello che avevo portato a casa un buon quarto e settimo posto, qua un altro weekend direi estremamente positivo. Già al primo turno sono riuscito ad essere veloce ed è con un distacco sotto al secondo dal gruppo di testa che sembra tanto, ma in realtà Assen io non ci giravo più dal 2012, quindi il giovedì mi sono fatto un giretto a piedi per vedere se mi ricordavo. Se mi ricordavo la pista, gara tour, secondo turno bene. Cuno, sono sincero, mi è dispiaciuto un po' perché ho fatto un bel tempo girando in 41, considerando che la pole dello scorso anno era in 45. Quest'anno sono veramente tutti molto arrabbiati, giusto per non usare altri termini, nel senso che si va molto forte, i tempi sono molto rapidi, la pole è stata abbassata di 1 secondo e 1 e io niente, sono uscito dalla Q1 per entrare in Q2 proprio per pochi centesimi, diciamo. Basta pensare che il mio tempo, se riuscivo a farlo in Q2, mi permetteva di partire in quarta posizione. Gara 1 porta a casa un settimo posto, dove sono riuscito al primo giro a trovarmi in una situazione, diciamo, positiva, perché un altro pilota ha fatto un mezzo strike alla 1. E tra l'altro tirando fuori anche il capoclassifica Casadei, e sono riuscito a infilarmi bene, passare sesto, settimo dal primo giro, e quindi sono riuscito a rimanere agganciato al gruppo di testa. Gara 2 purtroppo non ho avuto la stessa sorte, anche se ho girato molto forte, perché giravo tranquillamente con il passo del secondo e del terzo, solo che al primo giro, partendo dodicesimo, non sono riuscito non tanto a scattare bene, ma a trovare quel varco giusto per infilarmi nelle prime due curve. Un po' di confusione, questa cosa mi ha fatto perdere 3 secondi nel primo giro. Ho chiuso un distacco di 5 secondi dal primo, quindi è stato un weekend, ecco, come dicevo, positivo, perché sono stato veloce sempre in tutti i turni e manca veramente poco per riuscire a partire almeno una fila davanti, e questo aiuterebbe non poco in ottica gara. Adesso vado a Sachsenring, prendo Google Maps e cerco di capire dov'è la pista, perché non ci sono mai stato, e quindi vediamo, vado in Germania a imparare una nuova pista, vediamo, vi racconterò poi come sarà questo tobogga, così chiamano, del circuito tedesco. Ciao!